ricordo che più le affiora la mente se le chiedo di parlarmi della sua personale esperienza della guerra? Che scappava il ricovero, a ricoverarmi sotto a una brutta, che era portato, insomma, diciamo, dal papà, che era ancora in vita, e si scappava in questi ricoveri. E perché si scappava in questi ricoveri? Perché veniva dall'aereo. Quindi quando si sentiva il rumore, il come sentiva il rumore dell'aereo, scappava dentro il ricovero, e poi venivano i genitori. Quanta gente c'era più o meno dentro il ricovero? Diciamo quasi un centinaio, 150, perché era tutto il gruppo di quella zona. Si è mai perso durante una di questi, durante questi ricoveri, si è mai perso? Mai. Non ha mai perso un suo familiare? Mai. Allora, lei è l'ultimo figlio di tre figli, una sorella e un fratello. Quando lei aveva 7 anni, suo fratello quanti anni aveva più o meno? 9 anni di differenza, 16 anni. 16 anni. Lavorava, era partito per il fronte? No, no. Era giovanissimo e non era partito per il fronte. Quanti anni aveva suo fratello? 16 anni. Lavorava o era partito già per il fronte? No, il fronte non l'ho mai visto, l'ho visto nel 49, è andato a fare militare normale. Dopo la guerra? Dopo la guerra. Ma era obbligatorio dopo il servizio militare? Sì, era obbligatorio fino, diciamo, a pochi anni fa, era obbligatorio. Quindi in un certo senso si sentiva ancora il bisogno di sentirsi protetti nel caso scoppiasse un'altra guerra? Sì, ma mio fratello non ci ha mai protetto. Perché? Perché era un disordinato di mente. Era una mente tutta particolare, non era familiare, era come un nomade. E sua sorella invece? Mia sorella si sentava come me, la vita, andava a lavorare. Che lavoro faceva? Impacchettava i fichi secchi. Impacchettava i fighi secchi. E sua madre invece? E mia madre faceva la cuoca ovunque si trovava, insomma, a rimpiazzare cuochi a casa dei signori. E in quel periodo si soffriva la fame? Diciamo fino agli anni 48-49, insomma, diciamo, si è sofferta assai. Lei cosa ricorda? L'ha colpita particolarmente questo episodio della fame? Eh sì, perché non c'era niente, insomma, si cercava sempre attraverso qualcuno che ti dava un po' di pasta, un pugno di fagioli. Non... Si viveva di stenti, però le persone cercavano di aiutarsi l'un l'altro. L'un l'altro, se c'era in casa degli altri, se non c'era, niente, doveva arrangiare alla fame. E cosa ricorda del cibo che intanto le arrivava? Mangiavate qualcosa? La polenta, insomma, diciamo, setacciata, perché conteneva anche farfalline, vernizzoli. Ci si arrangiava un pochino? Si arrangiava un pochino, però io non la mangiavo perché non mi piaceva. Allora mia madre cercava di trovare sempre un po' di pomodoro per metterla sopra, così, senza condimento, senza... E suo padre? E mio padre faceva il sarto, però, insomma, a quell'epoca il sarto non si cuciva niente. Al limite che di palazzone, così, insomma, diciamo, più stretto, più largo. E non era partito per il fronte, non era andato in e guerra? Ha fatto il 15-18 lui. Quindi sì? Sì, papà ha fatto il 15-18. Si ricordava qualcosa, ha raccontato qualcosa a casa? No, non ha mai raccontato niente, perché lui era arrivato malato, insomma, con la broncopolmonite era arrivato. Si è curato, insomma, questa broncopolmonite, è rimasta la bronchite. E quindi è andato avanti così, a piccoli sbalzi, con un po' di medicine quando si trovava, altre cose. E poi è finito davanti a me e a mio fratello. Quanti anni avevate? Era finita la guerra? Avevo 7 anni.
Quindi non era ancora finita. No, stava, insomma, diciamo, si sparava, si combatteva fuori città, i tedeschi che scappavano, insomma, Quindi diciamo che. quando si andava in guerra, molte volte i soldati, anche se tornavano, molte volte avevano problemi sia fisici, altri invece avevano problemi a fondo psicologico. E quindi trovano comunque difficile ritornare alla vita quotidiana, ad Sì, ne ho esempio. visto uno solo che tornava dalla guerra, che è il papà di un caro amico che abita qua a Villaggio Lauro, e ricordo che lui saliva in Mergellina per arrivare a Posillipo, e allora l'abbiamo incontrata da quelle parti là, il fratello l'ha incontrato, il fratello minore, l'ha incontrata da quelle parti e ce la siamo portata a casa. Io ero piccolino, insomma, diciamo, stava alla coda di mia sorella. E quando c'è stato si è sentito l'allarme del bombardamento. Voi avete già detto che correvate nelle grotte per Ripararci. ripararvi. È mai successo che una bomba veramente bombardato? È successo, diciamo, a linea retta, 500 metri sulla collina, perché noi c'eravamo a Via Petrarca, era tutta una collina e c'era la batteria contraerea che sparavano di là. Allora gli aerei passavano per andare a bombardare questa batteria e allora sono caduti alcuni palazzi nel nostro quartiere, sette palazzi, c'è stato qualche morto, non ricordo le cifre, se era uno, due, tre. E le persone che abitavano lì in quel momento però si erano salvati perché si trovavano nella grotta. Sì. Dopo non trovando più casa, che hanno fatto? Si sono arrangiate a casa di parenti, si hanno fatto, insomma, di costruire delle baracche, il quartiere è quartiere, insomma, nessuno lasciava quel. Ma effettivamente una bomba non ha mai colpito la vostra casa. Mai. Mio padre rimaneva a letto perché, insomma, diciamo, era conciato male e noi si scappava al ricovero, anche di notte si scappava al ricovero. Battevano i denti, ta, 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 ta. Quante ore si poteva rimanere lì dentro, una volta che è rimasto più tempo là sotto? Da quel quartiere là ci erano rimaste, insomma, un paio di ore, 3 ore così, insomma, perché passavano le aeree, andavano a girare torno torno e tornavano a Capodichino. E l'animo delle persone che in quel momento si trovavano nelle grotte, com'era? C'era qualcuno che era particolarmente terrorizzato, qualcuno che Ce n'era invece... tante terrorizzate. Il che era forse il più piccolo, uno dei più piccoli, era più terrorizzato ancora, perché proprio mi abbracciava mia madre e batteva i denti. Non è che, diciamo, ho avuto tante. E quindi l'anno scorso con la scuola siamo andati al tunnel borbonico e abbiamo visitato un pochino queste, diciamo come le ha chiamate, queste grotte dove la gente si andava a rifugiare come rifugi antiaereo, antibombardamento. E lei, io mi ricordo che c'erano alcune scritte sui muri di alcuni ragazzi che hanno scritto il loro nome. È mai successo anche da voi? No, a me è successo che stavamo dentro a un ricovero al Corso Umberto, però non eravamo, insomma, rifugiati in quel momento, erano rifugiati a, insomma, a giornate, a mesi, perché i tedeschi andavano pigliando tutto e ci portavano là. Ci siamo arrangiati su due reti che mio fratello aveva un po' la facoltà di pigliare qualcosa a casa, e due materassi vegetali per metterci sopra, dormire in questa grotta. Ma non eravamo solo, erano più di 300-400 persone, insomma, diciamo, famiglie. Perché io ho sempre pensato che nel momento in cui ci hanno fatto vedere queste scritte sui muri, ho pensato che i ragazzini erano un pochino terrorizzati dalla guerra e volevano lasciare un Sì. proprio segno prima che potessero Ma non anche era l'età mia di scrivere sul muro perché mi tenevano, insomma, diciamo, ben fermo. Infatti, in quel quartiere là, una ragazza saltava la fune con le altre amiche, il tedesco figlio spara alla ragazza e la uccide. La poteva avere 7-8 anni anche lei, quello la ricordo
che il papà l'ha portato al comando tedesco, dice, ma è possibile che passate e fate queste cose, queste cattiverie. La ragazza non era un ragazzo, non era un uomo, non era un adulto, non era, insomma, diciamo, era una ragazza, saltava la fune. Stava giocando con le amiche e le amiche... Dentro al palazzo, il papà faceva il custode. E lui ha visto tutto? Io, a me me l'hanno raccontato, sono andato incontro e avevo la mano con mia madre. No, dico, il padre ha visto? Il padre ha visto, se l'ha messo sulle spalle e l'ha portato al comando. Questo mi è stato raccontato, no? Diciamo che avrei una visione in quel momento là, aver visto qualcosa pure io. Stava giocando con delle sue amiche e hanno sparato. Le sue amiche si sono salvate? Le sue amiche sì. Ma ha colpito anche le amiche? No. Solo lei? Solo lei che saltava la fune. E lui come era riuscito? Poi come si trovavano i tedeschi a Napoli? E perché si trovavano che, diciamo, avevano il comando in mano loro a Napoli. E man mano scappavano perché, insomma, diciamo, erano i partigiani di altre zone, cercavano di scappare. E qualche episodio del genere, come questo qua del tedesco che ha sparato alla ragazzina sulla porta, ricorda qualcos'altro? Ricordo che nel 44 Vesuvio ha ruttato da Pillo, in quel momento là, insomma, quell'epoca là è saltata una nave in aria che stava ancorata al porto di Napoli e, insomma, diciamo, Napoli, piazza Municipio, piazza Garibaldi era tutto invaso dalla miele perché c'era tante di quelle munizioni su questa nave dove partire per Brindisi. Allora, cosa abbiamo visto? Come dire, un fumo così denso che veniva perché abitando a quell'altezza là, affacciandosi a parapetti, si vede tutto il Castello dell'Ovo, il Vesuvio, e abbiamo visto questa nuvola di fumo nero che è impazzita. È morta molta gente oppure trasportava solo munizioni con qualche militare? No, morta diversa gente, però non persone così, non mi ricordo, ma mi ricordo solo un ragazzo che abitava anche lui a Posillipo, perse le gambe, tutte e due gambe. Allora, l'ultima domanda, secondo, è un commento sull'esperienza che ha vissuto. La guerra la giudica qualcosa di insensato che ha solo dato vita a dispute e maggiori rivalità tra le nazioni o qualcosa di impossibile da evitare e necessario, assolutamente necessario? Non ho capito la... Secondo lei la guerra è stato qualcosa di irreparabile, qualcosa di assolutamente necessario o qualcosa che poteva essere evitato? Le guerre non sono necessarie per noi piccoli, le guerre sono necessarie per quei grandi, per la gente che hanno voluto le guerre e che hanno attualmente fare guerra ai poveri, non ai ricchi. Che ci va il ricco e ci va il povero, come ISIS che ci sta oggi. Così era all'epoca. All'epoca c'era il contrabbando di sopravvivenza. Dovevamo comprare di contrabbando qualcosa. E la guerra, ecco, questa persona qua che vendeva di contrabbando, aveva il marito ferroviere, faceva proprio, insomma, diciamo, la Bassa Italia, Foggia, Lecce, cose. E quando si trovava, insomma, diciamo, nelle campagne comprava fagioli, ceci, lenticchie e portava verso, insomma, diciamo, casa e la moglie lo vendeva, insomma, diciamo, anche olio e lo vendeva di contrabbando. Ovviamente si desiderava anche la pasta e che la pasta era difficile a trovarla, però loro lo facevano trovare, che c'era scambio.
Va bene, ringraziamo il signor Vincenzo per la sua testimonianza.